Buongiorno amici, ben svegliati. Anche questa giornata la iniziamo in pole position alle 7 in punto come sempre, e oggi in particolare per parlare di aziende che possano avere intenzione di mettere in atto un ricambio generazionale o magari di internazionalizzare, e per fare questo si vogliano appoggiare a dei professionisti. Entra in gioco in questo caso un'azienda come Holding Industriale, e allora è con noi stamattina il dottor Claudio Rovere, benvenuto. Buongiorno. Presidente di Holding Industriale, che ci può spiegare che cosa fa questa professione, questo mestiere che sta un po' tra la finanza e l'industria, tra la finanza e l'imprenditoria. Esatto. Allora, Holding Industriale S.p.A. è una holding di investimento che nasce alcuni anni fa a Torino, e come quindi holding di investimento è oggi socio di alcune piccole e medie imprese italiane di eccellenza che sono in settori diversificati, dalla moda alla comunicazione all'automotive. La nostra operazione è quindi quella di un'acquisizione laddove vi siano i requisiti di cui lei parlava, quindi andiamo a cercare di acquisire aziende che hanno un tema di ricambio generazionale da gestire, quindi magari un fondatore che ha necessità di nuovo management per una nuova fase di sviluppo dell'azienda, oppure di internazionalizzazione, quindi società che stanno facendo molto bene in Italia che però non hanno ancora avuto la capacità o la forza di essere internazionali. Certo, questo è molto importante, sono due tematiche caldissime e sempre attuali. Questo binomio tra finanza e industria è possibile? Si può concepire? Ritengo di sì, credo che in qualche modo in Holding Industriale ci possa dire se si è trovato un equilibrio interessante tra queste due componenti. Da una parte innanzitutto la finanza, e quindi i capitali che rendono forte la nostra holding, che sono all'interno stati apportati dai fondatori ma anche da imprenditori che aderiscono nel progetto Holding Industriale con un modello che definiamo a club deal, quindi intervengono in cordata riconoscendo sempre ad Holding Industriale il ruolo di capofila. Ecco, spieghiamo un po' bene questo brevetto, quasi mi permetto di dire, di Holding Industriale, una vostra idea. Beh sì, diciamo, è un'idea di andare a cercare di avere imprenditori che ci aiutano a fare l'operazione, apportano il proprio know-how, apportano i propri capitali e poi però lasciano, abbiano la fiducia e un mandato fiduciario in industriale nel dire la governance, quindi il governo di queste operazioni deve essere molto chiaro, e quindi deve essere lasciato un unico soggetto che in questo caso è Holding Industriale. Ed è un modello che si sta rivelando funzionale e vincente soprattutto. Senza dubbio. Un esempio a riprova di questo è Unomaglia, un'azienda toscana. Sì, senza dubbio, è un esempio che ci fa molto piacere portare a questa intervista, perché in qualche modo sintetizza quello che è stato detto. Un'azienda toscana di eccellenza acquisita alcuni anni fa, all'epoca concentrata su alcuni clienti, due o tre, per il quale produceva capi di abbigliamento di lusso, che con la nostra operazione ha saputo innanzitutto aprirsi al nuovo management, e quindi c'è stata la possibilità per i fondatori, per fortuna solo alcuni di essi, di uscire e di avere un nuovo management all'interno, ma poi soprattutto di crescere, quindi triplicando il proprio fatturato e i propri margini, crescere andando a diversificare il proprio portafoglio, quindi di portafoglio cliente, quindi non solo essere sui due o tre clienti iniziali, ma aprire a molti clienti italiani e francesi che oggi la rendono anche più forte e più solida. Holding Industriale è sempre attenta per rintracciare da una parte aziende che possano essere acquisite e dall'altra anche investitori. Senza dubbio, noi ricerchiamo imprenditori che siano sensibili rispetto ai temi che abbiamo appena affrontato, quindi rintravedano la possibilità di fare con noi un'operazione perché hanno un'azienda che ha queste caratteristiche o abbia un tema di ricambio generazionale da affrontare, ma ricerchiamo anche imprenditori che invece vogliono essere dall'altra parte del tavolo con noi a costruire l'operazione che deve essere industriale, quindi quell'equilibrio che dicevamo prima tra finanza e industria deve avere un'anima industriale prevalente, e questo arriva a noi grazie alla presenza di imprenditori che vogliamo conoscere. Allora, un bel messaggio che abbiamo lanciato, direi, stamattina, è veramente per questa giornata. Grazie a Holding Industriale, grazie al dottor Claudio Rovere per essere stato con noi. Grazie a voi. E questa intervista
A Holding Industriale la potete rivedere in streaming on demand su tutti i nostri siti internet, dispositivi smartphone, tablet e smart TV Samsung. Appuntamento con noi tra circa un'ora, un'ora e mezza, tra le 8:30 e le 9 per la rassegna stampa in diretta streaming su Facebook e domani mattina alle 7 sul canale 160 del Digitale Terrestre Nazionale per dare il via puntuali a una nuova giornata in Pole Position.